Ciao a tutti! Vi è molto piaciuto il primo video di questa nuova rubrica che si chiama Da dove iniziare a leggere. Il primo episodio era dedicato a Murakami Haruki ed è sostanzialmente questa sorta di nuova rubrica in cui vi consiglio, diciamo, da che libri partire per conoscere un autore. Ovviamente lo posso fare solo per autori di cui ho letto abbastanza, magari non tutto, ma comunque almeno una buona parte di libri. E uno degli autori che mi avete chiesto di affrontare è Manuel Carrera, che come sapete io amo alla follia. Se vi piace ancora l'idea, scrivetemi qua sotto in caso quali autori potrei affrontare in futuro, ma oggi ci concentriamo appunto sullo scrittore francese, che come saprete è un autore che ha raggiunto estremo prestigio nel corso della sua carriera, si è destreggiato anche nella critica, nella saggistica e anche come regista cinematografico. Ad esempio lui ha diretto la trasposizione cinematografica di Buffy, che è uno dei suoi primi romanzi, se non il romanzo d'esordio, no, credo che sia uno dei primi comunque. Come libro Buffy mi era piaciuto, ma sicuramente è più immaturo rispetto alle opere che avrebbe dato alle stampe in seguito. Il film di Buffy invece si chiama L'amore molesto, per chi fosse curioso. Ma ora veniamo effettivamente al cuore del video, ovvero da cosa iniziare a leggere. Se c'è una cosa che è evidente di Manuel Carrère e che l'ha reso in un certo senso distintivo in quello che fa, è la capacità di mischiare narrativa, fiction, alla non fiction e di creare questi ibridi straordinari che si leggono con estrema foga da un certo punto di vista e che sono veramente dei viaggi esperienziali molto spesso e scritti veramente bene oltretutto, perché Manuel Carrère ha una prosa che io ogni volta che la leggo rimango fortemente rapito. Il primo libro che effettivamente ho letto di Manuel Carrère è stato, anni fa, Facciamo un gioco, che è un libricino all'epoca edito da Einaudi, in cui sostanzialmente Carrère proponeva questo gioco erotico alla sua compagna dell'epoca. Era un racconto uscito su Le Monde e l'idea era che la diretta interessata dovesse leggere in tempo reale, diciamo, questo racconto sul giornale per poter seguire, diciamo, le indicazioni, le istruzioni di Carrère scrittore per raggiungere comunque il piacere sul treno che lei avrebbe preso proprio mentre leggeva il giornale, in sostanza. Questo spunto, diciamo, da questo breve racconto sarà di forte ispirazione anche per un libro come Un romanzo russo, ma tuttavia Facciamo un gioco lo ritengo un esercizio di stile, comunque scritto al solito molto bene, ma appunto è un gioco effettivo, non solo un gioco erotico, ma anche un gioco letterario. Ironia della sorte, la diretta interessata del racconto non è rimasta molto contenta di essere finita in prima pagina su Le Monde, decretando la fine della relazione tra i due, se non ricordo male. Ma tralasciamo il gossip, io volevo solamente dirvi da dove sono partito io, ma non vi consiglierei di partire da questo libricino, perché tra l'altro io me ne sono ricordato a posteriori di averlo letto come primo approccio. In verità, molto spesso mi viene automatico dire che il primo libro che ho letto di Carrère è stato un altro, che io ritengo la mossa giusta da affrontare per conoscere questo autore, ed è L'avversario. Banalissimo consiglio, lo so, ma in questo libro c'è proprio tutta la forza di Manuel Carrère, a mio parere, ed è perfetto anche per chi vuole conoscere l'autore. Come vi dicevo anche per l'episodio di Murakami, quando voglio conoscere un nuovo autore non punto a un libro lungo, perché io tendo a non abbandonare i libri e per capire se un autore può fare al caso mio mi piace puntare al libro
breve, diciamo comunque di una durata standard, di una lunghezza standard, per capire se la sua scrittura può incantarmi o comunque può piacermi. E devo dire che l'avversario è stato veramente un fulmine a ciel sereno, straordinario. E oltre ad essere potente, se non lo conoscete, l'avversario nasce dall'esigenza di Emmanuel Carrère di raccontare la storia, ma diciamo soprattutto il profilo psicologico di Jean-Claude Roman, che è stato un uomo che ha costruito la sua vita attorno alle bugie. Non ha mai terminato l'università e ha sempre finto una vita che non aveva. Un lavoro prestigioso che in realtà non aveva, perché lui usciva di casa, fingeva di andare a lavorare e si rinchiudeva in hotel. Un lavoro tra l'altro redditizio, dove gli stipendi sostanzialmente erano principalmente prestiti. Si era riuscito a costruirsi la famiglia perfetta, la vita perfetta del borghese arrivato, ma il castello di carte è crollato e Jean-Claude Roman ha raggiunto il suo raptus di follia, uccidendo i suoi familiari. Ed è stato un caso di cronaca che ha fatto tremare la Francia e che ha molto colpito anche Carrère stesso, che ha per anni tenuto nel cassetto la voglia di raccontarne la storia. Inizialmente faticò a entrare in contatto con Jean-Claude Roman, che si trovava in prigione all'epoca della scrittura dell'avversario, e questo lo portò in realtà a scrivere un altro libro che è di fiction ed è La settimana bianca, su cui torneremo dopo. Quando però riuscì ad avere un contatto con l'omicida, lui diede alle stampe questo libro che tuttora è potente anche solo dal punto di vista strutturale. È un libro proprio ibrido effettivamente tra fiction e non fiction e sarà il primo libro nella carriera di Carrère a abbandonare la narrativa pura per creare questa nuova tipologia di libri per cui Carrère si riconosce e per cui noi stessi conosciamo e amiamo Carrère alla fine. Quindi questo secondo me è il primo libro da cui partire, perché è un libro che scuote, cioè veramente voi lo finite e rimanete scossi, è coinvolgente dall'inizio alla fine, è potente dal punto di vista di scrittura e soprattutto è già l'anima di molta letteratura di Carrère, questa sorta di ibridi narrativi che colpiscono anche per la loro struttura molto spesso originale e dove tra l'altro si inserisce anche l'elemento autobiografico o meglio di autofiction. Partire da questo secondo me è la mossa giusta. Diciamo che da questo libro però poi avrete due possibili strade, a mio parere. Nel frattempo continuano a cadermi i libri. Avrete due strade secondo me. Diciamo che molto spesso il must di Carrère viene definito più che altro Limonov, è una biografia questa di cui ho parlato sul canale attorno a questa figura molto particolare, politica, politico scrittore anarchico, una figura veramente outsider russo, su cui Carrère ha deciso di costruire questo libro, mettendo in relazione la vita sregolata di Limonov con la sua stessa vita. Questo diciamo che è quello che è considerabile il must di Carrère, o comunque a livello unanime, praticamente unanime, ma comunque lo consiglio più in là, nel senso che secondo me prima bisognerebbe entrare un pochino più in sintonia con l'autore prima di arrivare a questo. E quindi avete due possibili strade, a mio parere. La prima strada è, se vi ha colpito veramente tanto l'avversario, provate a passare alla settimana bianca, altro libro che io ho amato veramente tanto. Si tratta di pura fiction e pur ispirandosi sempre al crimine di Jean-Claude Roman, in realtà è un libro che si concentra sulla tematica dell'ambiguità e della bugia. Un libro veramente che entra sotto pelle la storia di questo bambino in settimana bianca che inizia a farsi dei dubbi sul padre che l'ha accompagnato mentre tutti i suoi compagni salivano allo chalet in bus. E noi ne seguiamo effettivamente
i pensieri di questo bambino che costruisce anche lui un castello di carte per mantenersi interessante, ma questo non porterà che a sfociare in territori ambigui e anche incredibilmente inquietanti. Questo romanzo, anche questo molto breve, è comunque potentissimo e vi rimane dentro. E questa è la prima via. La seconda via, invece, è un libro per chi veramente vuole piangere, soffrire, ma con dell'ottima letteratura. E sto parlando di Vite che non sono la mia. Vite che non sono la mia è uno splendido esempio di autofiction. È un libro che parte dall'esperienza diretta che Manuel Carrera ha avuto con la sua compagna dello tsunami in Sri Lanka. E successivamente a una malattia che ha colpito una conoscente dello scrittore per parlare, partendo dal personale all'universale, al tema dell'elaborazione del lutto, della perdita e della morte. Argomenti molto spesso trattati in letteratura, ma raramente con questa intensità. È splendido questo libro ed è sempre poco citato. E può essere la seconda via nel caso vogliate, abbiate amato l'avversario per la sua potenza effettiva di narrazione. E detto ciò, secondo me avete un vostro sentiero di fronte a voi. Fatemi sapere se anche voi amate Manuel Carrère e da cosa siete partiti o se consigliate un itinerario diverso. Io vi aspetto al prossimo video, vi mando un bacione e vi ricordo che potete chiedermi qui sotto quale altro autore eventualmente trattare. Ovviamente, ripeto, devo averne letto almeno la maggior parte dei libri. Detto ciò, io vi saluto, vi aspetto al prossimo video, vi mando un bacione e ciao ciao!